station. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Come potete vedere, la posizione è assolutamente dominante, perché qui siamo sulle piane di Scoffera, al punto più alto del passo. Un piccolo residente del posto, gli unici veri padroni della proprietà. Ci troviamo adesso sul punto più alto della proprietà. Ora sto per salire sulla vecchia cisterna che anticamente serviva per rifornire d'acqua la famiglia che vi abitava. Ma a onor del vero, questa è la virgolette nuova cisterna. La vecchia cisterna era molto più piccola, da come si può capire dal... Questo era il vecchio coperchio, era un piccolo serbatoio in cemento. Come vedete, le dimensioni sono decisamente più piccole. E anticamente era piazzato qui, in questo piccolo angolo che adesso è stato invaso dalla vegetazione. A sinistra abbiamo la strada che scende, la strada carrabile. Di fronte un piccolo viale, una piccola cosa che porta poi sulla strada principale. E qui comincia la proprietà terrena, erbosa, diciamo. Questa giungla senza Dio un tempo era l'orto, era l'orto tenuto e coltivato dalla mia nonna Irene, pace all'anima sua. Adesso faremo una piccola passeggiata sul prati per farvi capire, farvi vedere l'entità e l'estensione dei terreni circostanti. Nessuno più è venuto a tagliare erba e quindi la natura ha dato libero sfogo a tutta la sua bellezza. Mangiata sempre dalla vegetazione, troviamo la vecchia legnaia che è riuscita dopo tutti questi anni a rimanere in piedi, complici anche questi alberi, questo intreccio di noccioli che ha impedito che la costruzione crollasse in avanti. Cosa che invece è successa alla vecchia cascina, ovvero il vecchio fienile, che come vedete è ridotto a un cumulo di macerie che vi farò vedere più tardi dall'alto. Siamo giunti nella parte più bassa dei terreni. Gli osservatori più attenti ricorderanno che qui sono state consumate le pernici alla creta, ma pochi passi più avanti troviamo proprio al limitare del bosco quello che una volta era il secondo orto, sempre coltivato dalla nonna Irene. La fascia termina proprio sul limitare del boschetto che si è reso teatro di grandi spaventi quando ero bambino. Ed ecco il fienile, o quel che ne resta. Purtroppo la struttura era pericolante da anni e l'inverno scorso purtroppo è venuto giù, come potete vedere. Prima che venisse giù, qua c'era una parete nord che chiudeva il fienile, c'era una piccola porta da cui si poteva entrare, da cui anticamente buttavano le balle di fieno nel fienile. Adiacente al fienile c'era quello che noi chiamavamo il casottino. Il casottino perché poi è stato ridotto a un mini deposito di attrezzi. Adesso
non si riesce a vedere bene, ma dentro venivano messi attrezzi agricoli, zappe, pale, picconi, eccetera, eccetera. Ma anticamente questa particolare porta qua era il vecchio pollaio. Il vecchio pollaio dove dentro chiaramente entravano le galline, e attraverso una piccola feritoia che cerco di farvi vedere, ma scusate, non si intravede bene, le galline entravano e uscivano da quel piccolo buco. Giunti alla fine della strada carrabile, troviamo il primo immobile della proprietà. Costruita non so assolutamente quando dal buonanima zio Mario, che come quasi tutti i suoi contemporanei sapeva a malapena leggere e scrivere, ma sapeva costruirsi una casa. E non è certo grazie alle applicazioni dell'iPhone che è riuscito a costruire quello che sto per farvi vedere. Un accogliente monofamiliare che si apre con un ingresso zona giorno. Come vedete l'incuria ha cominciato il lavoro, l'umidità e le infiltrazioni hanno fatto il resto. A destra lo sottoscala, un piccolo sgabuzzino per attrezzi agricoli e non, e la cucina con la tipica classica vecchia stufa in ghisa, l'ancor più tipico e ancor più classico lavandino in marmo, guardatelo bene perché non ne vedrete più tanto spesso in giro, una finestra che dà sul cortile e basta. Attraverso questa porticina bianca si accede direttamente a ciò che un tempo era la stalla. La stalletta è stata trasformata in casa nuova, con il suo bagno, i suoi bagni, perché c'erano anche il piano di sotto, le sue camere e la cucina zona giorno al piano terra. Un ampio open space dove si viveva la convivialità rurale di ogni giorno. Ritornando all'ingresso troviamo una piccola porticina bianca che conduce al piano di sopra, ovvero dalle due camere da letto. Una scala abbastanza malsicura ci conduce al piano soprastante, dove abbiamo la camera matrimoniale, distrutta anch'essa, e la camera piccola, dove dormivamo io e mio fratello quando ancora la casa aveva una vita. Sopra questi assi abbiamo anche la soffitta, ma adesso sono nell'impossibilità di farvela vedere. Gli osservatori più attenti noteranno che manca una cosa fondamentale, ovvero il bagno. Perché come molte case dell'epoca, i servizi erano all'esterno della casa. Ed era precisamente lì, di fianco al fienile, o quello che ne resta. Bagno esterno che è stato dismesso in tempi non sospetti, perché se pensate che la casa nuova con i suoi due servizi è stata costruita nella prima metà degli anni 80, vuol dire che fino ad allora il bagno era ancora attivo e funzionante. Scendendo questo piccolo vialetto
si giunge all'ingresso della casa nuova, ovvero l'ex stalla che vi ho fatto vedere da dentro prima. Come vedete, la costruzione è di decisamente più recente fattura. Devo dire che non mi ricordo l'anno preciso in cui è stata costruita, però ho visto delle foto durante i lavori in corso in cui io avevo 3-4 anni circa. Lì c'era la tettoia che purtroppo non ha resistito all'ultima nevicata. Amici, siamo giunti al termine di questo piccolo documentario commemorativo. Spero che abbiate compreso il valore affettivo e culturale di quello che stiamo perdendo, perché la proprietà è stata venduta. Mi auguro con tutto il cuore che i nuovi proprietari riescano a dare di nuovo lustro a questa collina, perché al di là del dio denaro dietro cui spesso ci si nasconde, è mancata una cosa fondamentale per recuperare nelle sorti: la volontà. A presto.